motore, azione! Le recensioni cinematografiche del Ganzino. Titolo del film: Polite Society, Operazione Matrimonio. Organizzare per disfare un matrimonio. Trama del film: a Londra, Ria, ragazza adolescente di origine pakistana, sogna di fare la stunt woman ed è amante delle arti marziali. Quando la sorella Elena sposerà il ricco Salim, Ria penserà al complotto e cercherà di impedirlo con l'aiuto delle amiche. Di genere commedia, il film dura 1 ora e 45 minuti. In programmazione a Pisa alla Multisala Odeon, dove l'ho visto domenica 18 giugno 2023 alle ore 16, proiettato interamente in formato widescreen. Film che potete vedere al prezzo di €3,50 fino al 21 settembre per Cinema Revolution. Pregi. La regista anglo-pakistana Nida Manzoor, dopo la serie TV We Are Lady Parts, porta sul grande schermo questa storia di sorellanza che si ispira, seppur in lontananza, ai film La scuola delle mogli e Sognando Beckham, entrambi del 2002. Infatti il film appare per vicenda e un pizzico di avventura stile Jackie Chan, una storia che ben si intriga coi tempi moderni, anche per via del giusto e dosato mix di generi dell'avventura e di thriller che ben si uniscono a quello della commedia e che a sua volta sembra essere la parodia del film Everything Everywhere All at Once, ma senza dubbio molto ma molto ma molto migliore. La giovanissima attrice protagonista Priya Kansara è super bravissima nel ruolo e nelle scene d'azione, tanto da sembrare un protagonista manga dei cartoni animati giapponesi. Non manca lo stile English humor che, seppur un po' volgare, risulta perfetto. Difetti? Non ce ne sono, ma avrei scritto i titoli del film con un carattere un po' più moderno, poiché quelli che vi sono non sembrano un po' antiquati. Valutazione finale complessiva? Film divertentissimo, che scorre tranquillo, sereno e con tante gag, che il pubblico giovane e non apprezzerà sicuramente. Ricordate amici, i film si vedono solo al cinema e senza interruzione, e non su Amazon, Netflix, Paramount Plus o Disney Plus, ottimi solo per le serie TV. Anche perché quest'estate, solo al cinema, tutti i film italiani ed europei saranno al prezzo di €3,50.